Si è svolto nel fine settimana a Ravenna un servizio straordinario volto a contrastare fenomeni di degrado nell'area dei giardini Spire, in via Carducci, piazzale Aldo Moro e in altri giardini pubblici. Grazie ai suggerimenti dei cittadini residenti, anche riuniti nel nuovo comitato Isola San Giovanni, la polizia locale ha organizzato un servizio straordinario con i propri agenti, quattro volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna e due unità cinofile, con altrettanti addestratori abilitati. Noi svolgiamo controlli quotidiani in tutta la città, comprese le località più periferiche, dove cerchiamo di essere, insomma, presenti in linea con quella che è l'esigenza del cittadino. Alcune zone della nostra città richiedono una particolare attenzione, tra queste la zona della stazione ferroviaria, i giardini Steyer, il centro storico. Se non altro per la densità delle frequentazioni, il numero di persone, la tipologia di utenti, i servizi che svolgiamo, come dicevo, sono servizi quotidiani nell'arco delle 24 ore, con particolare intensità, durante l'arco diurno. Oggi, proviamo a potenziare questa forma di, controllo del territorio, di vigilanza del territorio, avvalendoci anche, del contributo dei cittadini, che sono sempre preziosi nel fornire segnalazioni, denunce, chiamate di intervento, e che però possono anche fornire contributi attivi, come ad esempio le associazioni di volontariato che collaborano con la polizia locale. Noi abbiamo convenzioni con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, con l'Associazione Mistral, che ci forniscono supporto nella gestione degli attraversamenti pedonali innanzi alle scuole durante l'orario di entrata e di uscita. Quello che abbiamo sperimentato nel corso del fine settimana passato è stato l'impiego dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e di alcune unità cinofile, anch'esse attinte dal volontariato, con lo scopo per l'appunto di potenziare il controllo, per il contributo che possono dare questi animali nell'attività di vigilanza. I cani, sono dei cani antidroga, che quindi sono in grado di fiutare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti nell'area e in ogni caso determinano un effetto deterrente su coloro i quali hanno la mala intenzione di effettuare un'attività illecita di traffico di sostanze stupefacenti. Ed è un servizio che il cittadino, devo dire, apprezza molto.